Sportivi amanti del grande calcio dilettante in diretta dallo stadio Paolo Di Brozzi, la decima giornata del Girone C di eccellenza toscana, Firenze-Ovest contro Nuova Fogliano Calcio. Il buon pomeriggio da Francesco Benincasa e Mario Zevolini. Mario, una partita importante per entrambe le compagini, il Firenze-Ovest non sta passando sicuramente un buon periodo arriva da una coccente sconfitta nella trasferta contro la Senna in cui ha rimediato ben cinque reti subite mentre invece dall'altra parte c'è un, un Fogliano che eh, sembra aver ritrovato la retta via con eh, la gran prestazione di, de, della settimana scorsa. Sì, Fogliano che è in crescita sta dimostrando di essere, ha trovato una nuova quadratura con il rientro in campo da parte di Battistelli e sicuramente oggi un uh, una possibilità importante per gli Amaranto di poter allungare ancora sulla zona salvezza. E allora da destra verso sinistra. In questo primo tempo attaccherà la nuova Foiano da sinistra verso destra in completo eh, tutto blu. Il Firenze Ovest. Chiaramente il Foiano in completo Amaranto e Nero. Tutto è pronto. A breve andremo a dare anche la lettura delle due formazioni. Intanto ricordiamo che dirigerà l'incontro Gabriele Fiorillo di Lucca. Adiuvato dal primo assistente Matteo Cuppone di Pisa, e il secondo Dario Tarocchi di Prato ultimo check dei, degli assistenti alle porte con Bettoni che sta per prendersi proprio cura della porta alla destra dei nostri schermi. E Pavani pronto a dare il via a questa decima giornata di campionato. È iniziata ieri con l'anticipo della Baldaccio Bruni, che ha vinto contro il Terra Terranova Traiana 2 a 1, quindi risultato importante per la Baldaccio. È iniziato così il match. Primo possesso per il Fuiano Battistelli, subito a cercare pareggi, bravo a spizzare di testa. Chiude bene, però, la difesa del Firenze Ovest. Chiaramente, quest'oggi in casa è chiamata la formazione di Guidi a dover dare merito alla brutta prestazione in casa della Sinalunghese di settimana scorsa. Sì, è chiamata soprattutto a fare punti, visto il penultimo posto in classifica, con un punto solo sopra l'ultimo. E attenzione qua, prova ad attaccare subito il Firenze Ovest con il numero 9 Berti, chiuso da Battistelli, che può ripartire il campo, non è in perfette condizioni, e lo vediamo anche da come balza la palla e come gli stessi giocatori nel momento dell'appoggio scivolino. E questo potrebbe essere anche un... Uno di quei fattori che potrebbe condizionare l'andamento della partita visto che insomma il campo sembra andare sempre più ad allentarsi Assolutamente, si sono già alzate diverse zolle soprattutto nella zona di metà campo Prova il numero 7 Lacti ad alzare la palla dall'altra parte, si riparte da Nencioli scopo di tacco di Berti chiude però Francesco Vichi sparando la palla addirittura fuori dall'impianto sportivo non è andato per il sottile qua Vichi. molto attento Vichi sul numero 9 del Firenze Ovest Berti bravo subito ad uscire in pressione a chiudere l'azione offensiva si era liberato bene anche Maccagnola sulla zona centrale Nencioli con le mani si fa vedere Maccagnola, servito Berti che fa correre un compagno, il cross che arriva tutto facile per Bettoni Andare in presa sicura. Prova ad alzarsi subito. Nocentini. Ma con calma, il numero uno della nuova Foiano. Capo anche molto diverso a livello strutturale da quello di, dello stadio dei Pini di Foiano. Assolutamente. Molto più piccolo e corto. Concentrato. Probabilmente non, non vorrei sbagliarmi, che chiaramente le proporzioni vengono spesso eh, ingannate anche da quello che sta intorno al terreno di gioco. Ma rispetto al nuovo, allo stadio dei Pini, sembra avere anche qualche metro. Uh, in meno come proprio dimensioni del campo, però insomma, rimane comunque una struttura sulla quale si può fare bel gioco. Con le mani nel, il Firenze Ovest dentro Francesco Vichi si fa anticipare da Bertipo. però l'ultimo tocco è proprio del numero 9 Celeste, sì, il pallone che non esce. Nonostante il, la difesa da parte di Travaglini, che protegge l'uscita di Bettoni in sicurezza. Bruschi in verticale a cercare lo scatto di Catalano. Chiuso. Chiuso bene qua dalla difesa. Uscito senza problemi. Carli. Adesso a rinvio lungo. A cercare la spizzata di Lacti, anticipato da Nocentini. Ancora però il Firenze Ovest che va in verticale. Sulla corsa del proprio numero 9 Berti in posizione regolare per adesso. sì, rimane giù la bandierina del secondo assistente. Allora può girare la palla Berti. Chiude bene ancora Berti, ritorna in possesso. Ancora Nocentini. Bravo ad anticipare. Sull'arrivo, Lacti, Firenze Oves che in questi primi minuti no, cerca di non rischiare nulla dalla linea difensiva. Sparano subito Lungo a cercare gli allunghi da parte di Berti e poi nella zona della tre quarti del Foyan, tre quarti offensiva del Firenze Ovest, cercano maggiore fraseggio fra i propri attaccanti. E Tony Lungo pareggi anticipato. Allora la spizza anche Cappellini. Tenti allarga dall'altra parte dove arriva velocissimo Bruschi. Può controllare il numero due Adesso al cross sulla schiena di Ussia. Ancora poi Bruschi. Bravo Ussia a rimanere in possesso della sfera. E a far correre un compagno. Arriva Tenti in maniera precisa ad interrompere sul nascere. Questa ripartenza, se non vado errato, di Maccagnola. Doppio, doppia cosa buona da parte di Tenti: prima il bel lancio sulla sinistra a liberare Bruschi, poi questo rientro difensivo ad andare a chiudere sul nascere. La ripartenza del Firenze Ovest. Da dietro la nuova Fuiano Bettuni al lancio lungo a cercare Pavani, alla meglio però. Il numero 6 Luca. E poi allontana. Ncioli. Bravo, potenti a recuperare Mostaci a far correre in profondità. Non, eh, non ha capito Catalano il movimento di Bruschi. Infatti, sembrava proprio aver lasciato a lui l'arrivo di questa palla. Si è chiuso quindi Firenze Ovest che prova a ripartire. Come dicevi tu, Mario, con questi lanci lunghi. Roberti, è lasciato un po' troppo solo in questo caso. Sì, ora cerca rispetto ai primissimi minuti. cerca maggiormente il fraseggio, al foiano. Può arrivare eh, in porta attraverso il palleggio e con eh, i suoi interpreti, Mostaci, Battistelli su tutti, possono fare molto bene e fare male alla difesa dei Blues. Travaglieni dentro, allontana Lacti, recupera poi Capitano Mostaci, fa correre Nocentini, non riesce a saltare diretto all'avversario, ma arriva Mostaci a prolungare, si chiude ancora la difesa del Firenze Orveste. Ma Mostacci tra due, alla meglio poi il numero 8 Cappellini recuperato ancora da Catalano. Allora Mostacci si riparte da Travaglini. Importante questi recuperi palla con tanti giocatori subito sull'avversario da parte del Foiano. Stanno comportando molto bene in fase difensiva fino a questo momento. Domestica bene Bruschi che sbuca tra due avversari, il cross in mezzo alla ricerca di pareggi. La deviazione da parte di uno dei Alicontri. due centrani di Alicontri Alicontri fa praticamente un gol per il Firenze Ovest qui era stato bravissimo Bruschi ad andare via su il, sui due avversari diretti mettere un grandissimo pallone al centro Alicontri fondamentale in chiusura c'era Pareggi comunque attento primo corner dell'incontro al sesto per la nuova Foiano che proprio con Bruschi è stata pericolosa sull'out di destra. E poi, come abbiamo appena detto, Alicontri che salva sull'arrivo di pareggi, concedendo così il corner. Attimo di pausa, c'è cioè densità davanti a Carli. Il cross a rientrare la deviazione, se non ho visto male, da parte ancora di Amerighi. Dovrebbe essere stato lui a deviare. Sul primo palo, quindi secondo corner per il Foiano. Se non ho visto male, è Mostacci che va a toccare il pallone e poi successivamente una deviazione. Amerighi, Merighi, sì, sì, che era postato sul primo palo. Ancora densità su Carli. Tenti con il mancino a rientrare. Eccolo qua, il cross che arriva a Carli. Smanaccia ancora corner, terzo per il Foiano nel giro di 60 secondi. È molto pericolosa questa palla messa al centro da Tenti con tutta questa densità all'interno dell'area di Piccina. Ora cambia lo schema. Cambia, Arloiano. sì. Trenino sul dischetto di rigore. Si fa vedere Pavani sul primo palo. La a vuoto e poi non riesce a ribadire in gol. Nocentini, se non ho visto male. Eh, Anzi, Bruschi. no, Bruschi. Bruschi. Bruschi che spesso È si Mancato va a posizionare proprio il sul secondo palo in, nel, nelle occasioni da calcio d'angolo. E se non ho visto male, sembrava ci fosse ancora nuovamente una deviazione di, da parte di un difensore del Firenze Ovest. Ma per il direttore di gara si deve ripartire con un calcio dal fondo Settimo minuto dopo tre calciodangoli battuti in 60 secondi la nuova Foiano di nuovo vicino al gol del possibile 1-0 con in questo caso Bruschi che si è trovato praticamente tutto solo sul secondo palo non è riuscito poi a girare quanto bastava per impensierire il Firenze Oves che riparte adesso con Maccagnola Travaglini anticipa il numero 10 dei Blues però. Cioè gioco fermo perché è troppo alta secondo secondo Fiorillo la gamba del numero 10 del Firenze Ovest, punizione. Sì, effettivamente sembrava un po' martello il piede da parte del numero 9 dei Blues. Pavani perde il duello fisico, allora può ripartire il Firenze Ovest. Lacti si accentra, il numero 7, tutto mancino fa girare da Nencioli, adesso su Ussia, fa correre Berti, non si alza la bandierina, sì, si alza adesso la bandierina di Tarocchi, offside, eh, comunque il Fogliano deve stare attento a questi tipi di giocate, perché è già la seconda volta che Trevaglini si alza per lasciare in fuori gioco Berti, prima il numero 9 non è stato servito, adesso sì, però insomma sono sempre quelle situazioni borderline in cui se... Te ne guardi uh, l'assistente, non alza la bandierina. Esatto. Si ritrova tu per tu con uh, Bettoni. Poi sono sempre pericolose queste bucate in verticale che possono mettere in difficoltà la difesa. Tanto Bruschi ha deviano out, Allora Nencioli con uh, le mani, scambia con uh, Maccagnola. Ancora Nencioli recuperato da Tenti. In qualche modo, comunque, il Firenze ovest è in possesso. Berti prova a sfondare. Chiuso dalla difesa Maranto, che allontana con Francesco Vichi Pavani. Ancora il duello fisico con Luca, alla media ancora il numero 6. Può ripartire allora il Firenze Ovest. Torna Marco Tenti ad allontanare e poi il tocco sporco da, parche, da parte di Amerighi. Fogliano che può un attimo rifiatare quando siamo adesso al decimo del primo tempo. Si è cercato questo piccolo strappo il Firenze Ovest in questi, questo ultimo minuto. Ha cercato di mettere pressione la difesa Amaranto. Cercando di andare da una parte all'altra del campo, Simone Verdi prova ad aprire su Lacti. Palla decisamente sporca, quella del numero 2 del Firenze Ovest. Allora, nuovo fogliano che riparte da Francesco Vichi, Bettoni, con calma il numero 1 a cercare Profondo Pavani. Alla medio Pavani sul salto di Nencioli. Poi, però, è bravo il capitano del Firenze Ovest a recuperare momentaneamente. Bruschi allunga Pavani. Allora può controllare dentro a cercare pareggi. Il numero 9 non riesce a saltare il diretto avversario. Allora può ripartire il Firenze Ovest con questo lancio lungo su Berti. Ancora una volta Travaglini attento. Chiude e mette in out. Ma si cerca sempre Berti sulla linea del, dell'offside. Sì, Berti è un calciatore molto veloce che cerca di lottare contro i due centrali del Foiano, non sempre alla meglio, però sembra essere lo schema di gioco da parte dei Firenze Ovest in questi primi minuti di primo tempo. Catalano tra due si prende un rischio, l'ultimo tocco è da parte del numero 8 Amaranto, che concede quindi una rimessa in prossimità dell'area di rigore al Firenze Ovest. Già la seconda volta il catalano perde un pallone. In questo modo dovrebbe ridurre i tocchi sul pallone, cercare di prima i compagni. Nencioli scambia con ussia il cross del capitano del Firenze Ovest. Palla in out, deviata da se non ho visto male Bruschi. E allora ancora il Firenze Ovest in uh, posizione offensiva. Travagli ne allontana, può correrci pareggi. Chiuso però da Simone Verdi. Prova a rimpostare il Firenze Ovest. Poi toccato duro Pavani dall'uscita di Alicontri, ex Signa. Sì, ci sta il fallo su, su Pavani che era riuscito ad anticipare molto bene il numero 5, allungando la gambona. Eh sì, tocco decisamente netto. Quello ai danni del numero 11. Era ben posizionato Fiorillo che ha fischiato con tempestività. E allora, Francesco Vichi. A battere questa punizione, c'è molto vicino Battistelli. Che chiama la palla, Vichi dentro a cercare pareggi. Che la spizza però nella terra controllata dal numero 1 Carli. Difficile, comunque, per gli attaccanti. Un pallone in questo modo quello lanciato sul calcio di punizione da Francesco Vichi. Rinvio lungo a cercare Lacti, anticipa bene Nocentini. Palla messo in out. Ancora possesso per. Il Firenze Ovest, quando sono passati adesso 13 del primo tempo, ancora 0-0 tra Firenze Ovest e Nuova Foiano. Simone Verdi con le mani, non c'è movimento adesso a cercare profondo. Berti, come sempre sembra essere il punto di riferimento là davanti. Assolutamente, sempre molto cercato dai compagni di squadra. Simone Verdi con il destro, ripalla addosso a Mostacci ancora il numero 2 del Firenze Ovest, quindi rimettere in gioco con le mani, palla che arriva sull'Acti, il controllo del numero 7, palla che termina sul fondo, sì, palla ha in fatto out. fare per un attimo Battistelli da questo inserimento da parte di l'Acti, non benissimo, poi riesce a recuperare proteggendo il pallone e lasciandolo scorrere sul fondo ritmi non altissimi ritmi non altissimi, primo, sì Mario 13 minuti di partita, 14 minuti di partita sia da una parte che dall'altra il Foiano sta cercando maggiormente attenzione a Pavani che prova questo aggancio su il lancio di Travaglini chiuso bene dal numero 5 del Firenze Oves che poi però per un attimo si addormenta chiuso bene allora Simone Verdi riparte l'Acti con il mancino a cercare Berti che però era venuto incontro invece di scattare profondo. Quella in precedenza poteva essere una grandissima occasione per il Foiano. C'erano addirittura tre giocatori contro uno a Maranto all'interno dell'area di rigore del Firenze Ovest. Parigi non serve benissimo al centro proprio i compagni di squadra e riesce a liberare la, Firenze la difesa del Firenze. All'incontri, Lacti a cercare Berti, bravo il numero 9. A stoppare questa palla, a saltare Travaglini, poi fa correre ancora l'actice. Nocentini però. Che con una finta si accontenta di una rimessa con le mani. Adesso sembra il Firenze Ovest alzare un po' di più la pressione sui tre centrocampisti della Nuova Foiano. Cercare di non far giocare la palla a Mostacci Battistelli. Nencioli. Prova a cercare profondo un compagno. C'è cioè però Battistelli che fa correre dall'altra parte. Tenti, a gran falcata al numero 7. Può andare a puntare il cross di Tenti. Il tiro cross, tutto facile per Carli. Ah, qui è andato a tirare verso la porta Marco Tenti. Ma c'era all'interno dell'area di rigore Pavani. Si poteva provare a cercare sul secondo palo. Comunque è bellissima la palla di Battistelli ad aprire sulla propria fascia di destra. Sì, Tenti infatti ha chiesto scusa nell'azione precedente a Pavane. Attenzione qui a Berti, inseguito da Francesco Vichi. Vichi non va per il sottile e in scivolata mette la palla in out. Su questi lanci il Foiano si allunga un po' troppo, e il Firenze Ovest riesce a trovare queste imbucate centrali a cercare il proprio numero 9. Berti, palla nelle mani di Simone Verdi. L'Acti scambia ancora con Verdi, chiude bene Mostacci. Adesso c'è la pressione dell'altro numero 10. Pressione che porta a sbagliare proprio Mostacci, poi Catalano recupera Lacti e viene strattonato dallo stesso numero 7. Punizione per il Foiano. Bravo Catalano in questa occasione a recuperare palla e a gestirla in maniera impeccabile a farsi farfallo da un giocatore dei Blues. Travaglini il lancio lungo a cercare Pavani, non controlla bene. Poi, proprio Pavani è andato a calciare lungo un giocatore azzurro. Palla nella terra di nessuno. Palla che è andata in out. E qua Mario doveva sfruttare meglio, sicuramente, il Firenze Ovest. Poteva sfruttare meglio questa occasione, ma sono rimasti sempre molto bassi i Blues. È... Per questo. Hanno un po' buttato via il pallone lanciandolo sempre nuovamente lungo. Il lancio lungo questa volta è di Bruschi a cercare lo scatto di pareggi che va a toccare duro capitano Nencioli. Fallo per eh, il Firenze Ovest. Un po' troppo irruento qui il numero 9 Amaranto poteva temporeggiare sullo stop da parte di Nencioli e poi successivamente attaccarlo. Un po' troppo fetta da parte del giovanissimo giocatore del Foiano. Assolutamente, qua ha avuto furia di andare a soffiare la palla un giocatore esperto come Nencioli. Tanto fanno correre Berti, Travaglini di esperienza poi strattonato sul pantaloncino dal numero 9. Aveva preso bene il tempo, sì. Si chiedono, chiedono scuse due in maniera sportiva, però insomma, Travaglini è stato molto bravo in questa occasione. Oggi un bel duello tra Berti e Travaglini. Sicuramente il punto di forza del Firenze Ovest. Bravissimo in questa occasione il numero 5 del Foiano. Nocentini si alza adesso la pressione del Firenze Ovest a cercare Prova Pavani tra due avversari. Simone Verdi, forse con un braccio, tutto regolare per il direttore di gara. Poi, però, la palla che si spegne in out. Sì, sembrava esserci il tocco di mano da parte di Verdi Simone, in questa occasione ma l'arbitro ha lasciato correre probabilmente visto il contrasto fra i due e dava le spalle all'azione, non è riuscito a vedere bene il tocco. Nocentini su Pavani, strattonato tra due avversari, recupera poi Cappellini, prova a far girare la palla Cappellini ma c'è Francesco Vichi. Interviene con calma il numero 4. Va a lanciare in profondità Bruschi. La palla è buona per il numero 2, il balzo un po' meno. Allora recupera bene Nencioli, che poi va a sparare su dove c'è Maccagnola. Fa girare adesso il Firenze Ovest. Ma Mostacci prova a recuperare. Ci riesce perché si guadagna questa punizione da una buona mattonella. Molto bene, sia Mostacci, sia Tenti in questo recupero difensivo. e Poi il capitano del Foiano. A farci commettere questo fallo da parte di un centrocampista del Firenze Ovest? Sì, è e... stato Amerighi che è arrivato in ritardo sul recupero di Mostaci. Questa è una buona mattonella, soprattutto per un destro come Battistelli, può mettere un pallone forte a giro su... sul secondo pallo all'altezza del dischetto del rigore, e... sempre difficile per le difese avversarie leggere i palloni di questa maniera, perché rischiano anche di toccare il pallone verso la propria porta. Firenze Ovest è tutta sulla linea dell'area di rigore, attenzione anche a Tenti che sembra voler andare con il sinistro, la, la conclusione è deviata, poi Parigi prova a rimediare al tiro di Tenti, smorza troppo la palla, allora Carli al rinvio subito profondo, cercare Lacti sullo scatto, Travaglini, poi esce Bettoni in presa sicura, qua Marco Tenti insomma ci ha provato con il mancino. Ci ha provato con il mancino, ma direi l'occasione più grande è sui piedi di Pareggi che sbuccia un po' il pallone, non riesce a colpirlo con forza. E Carli ha vita facile, impresa sicura, ma altra buona occasione per la nuova Foiano. Pavani prova a prolungare per Pareggi, chiude bene ancora Nencioli. Poi Tenti recupera momentaneamente su Ussia, ultimo tocco è proprio del numero 11 Azzurro. Quindi rimessa per la nuova Foiano con Bruschi Pareggi, Ussia prolunga dove c'è Berti, però alla meglio Travaglini Battistelli adesso attimo di causi in questo frangente. Prova a mettere ordine Bruschi. Inseguito da Berti. Si ferma il numero due. Di nuovo salta Berti il cross a cercare Pavani. Impreciso qua il numero due. Troppo frettoloso. Altro, altro pallone difficile a cercare. Le punte del Foiano, anche questo pallone non è semplice da controllare da parte in questa occasione da parte di Pavani e comunque spala la porta poi diventa difficile riuscire a creare dal niente qualcosa anche se il, il Foiano ha giocatori e calciatori che possono permettersi di mettere il pallone a terra e a cercare di arrivare nella tre quarti offensiva attraverso il palleggio e il gioco a terra. Maccagnola prova a controllare con il petto, Tenti recupera allora Mostaci verticalizza subito per Pavani, si alza la bandierina del primo assistente Cuppone. Sì, una mezza figura in fuori gioco da parte di Pavani. Beh qua ancora una volta Mostacci che ha provato a verticalizzare subito veloce per la propria punta. Ci poteva stare l'idea però insomma probabilmente... Pallone è anche questo un po momento, da parte di Mostacci sì. perché doveva forse cercare più un lancio verso la porta di Carli. Invece il suo lancio lungo è andato troppo esterno. Assolutamente Carli a cercare Berti, non tocca la te con la testa. Il numero 9, palla che termina con tutta calma nelle mani di Bettoni. Quando noi siamo al ventiduesimo e 30 secondi di gioco, di questo primo tempo. Bettoni lungo. Tenti prova a spizzare. Va a servire però Ussia. Ritorna ancora Marco Tenti. Regolare il suo intervento sulla palla. Allora Bruschi prova a cercare Catalano. Chiuso da Merighi. Bruschi fa girare adesso su Battistelli. La verticalizzazione subito a cercare Pareggi. Bravo a spizzare per Pavani. Si prova a coordinare, non è finita. Catalano messo fuori dalla difesa del Firenze Ovest. Con grande fuga è arrivato. Ali contri si è preso anche il fallo si ha chiuso bene in questa occasione la difesa del Firenze Ovest su brutto scontro qua. Mario dolorosissimo. Si. Sembra aver avuto la, la peggio. Lacti dolorante anche Nocentini. Però chiaramente uno scontro di gioco involontario. Però sembra aver preso una... un colpo alla testa. Il numero 7 del Firenze Ovest mentre. Per Nocentini. Sì, entrambi, un colpo alla testa per tutti e due. Sai e... che Nocentini credo che abbia preso più un colpo nella zona... Nel viso? Sì, no, sì, sì, esatto, più zona fronte, più che nella testa dietro come l'Act. Anzi no, stanno medicando il costato. Un cos il costato, esatto. È dolorosa, parte dolorosa, chiaramente pericolosa anche il colpo subito dall'Act perché... I colpi alla testa sono sempre molto pericolosi. Si è già rialzato il numero 7 comunque del Firenze Ovest. Ancora a terra invece Nocentini. È eh, molto dolorante. Sì, colpo molto duro. Lo scontro è stato molto forte. Entrambi guardavano il pallone e si sono scontrati. Eh, questi saranno sicuramente secondi che andranno ad implementare il recupero del primo tempo. Tanto anche Pavani si fa mettere sì. dello spray sul ginocchio, si è fatto male in precedenza quando ha provato quella vola al volo dai 35 metri, dai 30 metri. Sì, perché sai, quando calci a vuoto a volte è molto pericoloso per sì. alcuni tipi di infortuni. Si Però, allungano insomma, tutti i legamenti del ginocchio, puoi rischiarti di farti male. Insomma, comunque Pavani è stato un. Una spruzzata di spray preventiva, ecco, sembra comunque in grado di poter continuare il, il match. Mentre invece adesso aspettiamo di vedere eh, Nocentini se riuscirà a continuare. Sembra di sì, in questo momento comunque sembra essersi ripreso. Tanto Tenti e si sposta sì, sull'out sull di, di sinistra. sinistra. Bel ruolo che può ricoprire alla grande il numero 7. Foiano, però adesso un uomo in meno Bettoni Catalano. La spizza alla ricerca di Pareggi, ma trova Nencioli Ussia. Maccagnola Amerighi. Fa correre Ussia. La palla leggermente lunga che termina sul fondo. Anzi, sull'out. È mancata un po' di precisione a ah, Ussia Poteva essere sicuramente un'opportunità interessante per il Firenze Ovest. E Intanto buone notizie perché è rientrato in campo Nocentini. Nocentini si, si può rispostare tranquillamente a esatto. lato di destra. Botta sicuramente dolorosa per l'Acti e Nocentini. Attenzione qua al Firenze Ovest che ha provato con Macagnola a cercare uno scambio. Fogliano che momentaneamente è riuscita ad allontanare la palla. Poi spinge ancora il Firenze Ovest ma falloso l'intervento da parte di Nencioli ma i di Bruschi punizione quindi sì, per il Foiano con i tempi giusti Bruschi bravo ad anticipare l'avversario che poi va involontariamente a colpirlo e adesso eh, ritmi della partita che non sono mai stati altissimi e, e adesso sono ulteriormente calati si gioca più che altro a folate sì eh, in questi ultimi minuti entrambe le squadre hanno cercato maggiormente questi lanci lunghi a cercare i propri attaccanti una spizzata del proprio attaccante ma non è semplice, visto il campo molto stretto e la densità difensiva che sono entrambe le squadre a fare Battistelli ha recuperato allora Francesco Vichi riparte da Bettoni Berti era andato giù tra due avversari Battistelli e Travaglini, l'arbitro però era molto vicino allora Bruschi a cercare l'imbucata per Pavani, allontana poi Catalano fa partire un missile terra aria Carli in due tempi, con calma, bravo anche il numero uno del Firenze Ovest. Giusto anche testare le mani del portiere avversario. Carli. Il tiro da parte di Catalano. È andato a cercare lungo Ussia, palla però terminata in out. Tanta imprecisione in questi primi 27-28 di gioco da entrambe le parti Mario. Sì, questo è complice anche il campo stretto dove ti trovi sempre molti avversari subito a ridosso. E non è semplice gestire il pallone Campo come dicevamo prima che, che in perfettissime condizioni sul terreno di gioco non facilita sicuramente il giro palla a terra probabilmente anche uno dei motivi per la quale entrambe le formazioni hanno per adesso optato su queste ripartenze a lanci lunghi Luca a cercare l'acti bravo il numero 7 a controllare con il petto, poi scivola un po', riesce comunque a servire Cappellini, il tiro poi di Amerighi dalla grande distanza, velleitario, tutto facile per Bettoni. Sì, ha cercato di calciare verso la porta di Bettoni ad incrociare, ma è partito un tiro molto debole verso la porta del nuovo Foiano. Tanto Berti scambia con Maccagnola, che apre per Nencioli. Prova la palla destinata per Ussia. Sì, Nencioli voleva anche un fallo di mano da parte di un giocatore del Foiano, ma... Non Tocco sembrava... c'è stato perché comunque cioè, sembrava molto attaccata al il corpo, sì. Baccagnola fa girare indietro da Amerighi. Nencioli. Guarda la palla per Ussia, dentro per Berti. Berti Bettoni. Gran parata di Bettoni su Berti. Prova a ripartire adesso. Mostaci. Ma che occasione per il Firenze Ovest al minuto 29 e 20 secondi di questo primo tempo. E eh, qui grandissima occasione per uh, i blues. Con uh, una grande azione orchestrata sulla sinistra da parte di Rencioli. Con uh, sull'asse rencioli, ussia Gran pallone messo al centro dove Berti. Arriva in scivolata, forse poteva fare qualcosa di meglio. Grandissima l'uscita da parte di Bettoni che va a parare con entrambi i piedi. Travaglini. Nocentini prova a controllare su Lacti. Bravo, il numero 7 a sbilanciare il numero 3. Bel duello tra Lacti e Nocentini, Mario. Sì, entrambi i giocatori molto rapidi eh, possono mettersi in difficoltà. Berti prova a controllare con la testa, c'è cioè Francesco Vichi su di lui, fa prevalere il fisico, poi si ritrova tra i due avversari, ancora Vichi che lotta e poi va a guadagnarsi la rimessa laterale, il Firenze Ovest ha fatto quello che poteva il numero 4 del Foiano. Battistelli prova a rispedire fuori per pareggi con il tacco. Fa correre Catalano a capo il numero 8, inseguito dall'altro numero 8, Cappellini. Ancora Catalano rimane in piedi, va a allargare su pareggi. Può controllare il tiro di Pampani, la deviazione di Carli che salva il Firenze Ovest. Tutto in un minuto e trenta. Mario, si due azioni. Accesa, si è accesa la partita, altra grandissima azione da parte del Foiano. Con Catalano che se ne va in velocità, è bravissimo. Fatto. Ad andare via sull'out di sinistra poi bravo a rimanere in piedi andrà a servire Pavani che calcia sotto la traversa difesa da Cardi ma è bravissimo il portiere dei Blues a parare e qua abbiamo visto una gran giocata di Pareggi che ha liberato bene Catalano e poi si è buttato sulla sinistra infatti lì per lì ho pensato che fosse Pareggi quello che poi andava a essere servito, attenzione a Mostacci! la palla che rimane lì corner battuto dalla Nuova Foiano Qui Vichy posizionato male su questo calcio d'angolo. Sì, è stato Vichy a respingere. Era verso, girato verso la porta della propria squadra. È stato infatti, se non ho visto male, proprio Vichy a respingere sì. sul colpo di testa di Mostacci. Molto debole il colpo di testa di Mostacci, ma forse. Attenzione qui Il cross di Tenti a cercare pareggi allontana contri, Allora può controllare Battistelli, in malo modo esce il Firenze Ovest. In qualche modo, poi c'è stato anche un tocco con un braccio, forse da parte di Battistelli. Sì, di Battistelli, sì, quando andava a controllare col ginocchio il pallone rimbalzava sulla mano, poteva fare molto meglio. Qui il numero 6 del Foiano. Partita che è partita. Scusate il gioco di parole, ma insomma, partita che è iniziata con una grande nuova Foiano nei primi 30 secondi, poi tutto stabile fino al minuto 29. Prima Berti da una parte e poi dall'altra invece Pavani hanno acceso il match in un minuto e trenta. Cappellini dentro, Travaglini allontana, allora Mostacci prova a controllare con calma il numero 10 eh, Questa era, era una buonissima palla a cercare Berti nell'imbucata centrale, ha fatto una gran chiusura il calciatore del Foiano Cappellini con la testa, Ussia prova a far correre Berti che chiaramente non va su questa palla perché era decisamente in offside Allora la palla a cercare Pavani, Cappellini toccato duro da Pareggi fallo qua a favore del Firenze Ovest. Sì, fallo netto qui da parte di Pareggi attenzione contri a cercare subito lo scatto di Maccagnola o oh, Maccagnola, no, non so come sia la corretta pronuncia Bruschi Merighi Berti, allora tra due avversari Bruschi riesce ad allontanare palla che arriva su Simone Verdi che riparte da Carli, Luca, Nencioli, in verticale su Maccagnola, ritorna su Dulì Tenti. L'ultimo tocco è proprio del numero 10. Allora Bruschi con le mani a cercare velocemente Pavani, che spizza per Catalano ma con un braccio. Molto bravo in precedenza Marco Tenti in questo recupero palla. Sempre molto bravo in entrambe le fasi, il numero 7 Amaranto. Sì, oggi Tenti sta facendo una buona fase difensiva, però sembrano esserci eh, problemi per fa. Nocentini. Il colpo subito prima, adesso si sta ripresentando. C'è Vichy accanto a lui a controllare la situazione, ma insomma sembra che si stia dirigendo verso la propria panchina. Il numero 3. Infatti se non vado errato si dovrebbe essere alzato dalla panchina del Fogliano Verdelli, che in settimana non è stato molto bene. Quindi anche lui probabilmente non è al top della condizione. Vediamo se Nocentini riuscirà a continuare oppure no. Però ha casciato sulle ginocchia il numero 3 della nuova Fogliano. In questo momento quindi Tenti che torna sull'out di sinistra il Fogliano un uomo in meno. Ussia prova a prolungare per il numero 10. Messo fuori dalla difesa, si riparte allora da Merighi. Bravo Pavani a sacrificarsi e a tornare un po' meno in questa impostazione alla ricerca di pareggi. L'Acti. Verdi con il destro a far correre il numero 10 Maccagnola. Controlla ancora l'Acti. Rientra su Mostacci con il sinistro. Il tiro deviato ancora Mostacci rimane in possesso della palla. Riesce ad allargare su Pavani. Bravissimo Capitano Mostaci a resistere. A andare una mano attenti che poteva essere in difficoltà, eh, visto eh. lo spostamento. E poi un gran recupero palla. Catalano lotta insieme a Pareggi. Bravo, poi a portare via la palla dalla situazione bollente Nencioli. E allora Simone Verdi con calma Contri. In verticale, si gira Maccagnola. Su di lui Battistelli, Verdi, adesso è il Firenze Ovest a fare la partita, vista anche la superiorità numerica, Nocentini ancora fermo ai box, Battistelli, si intriga un po' il numero 6, riesce comunque a servire i pareggi, tra due avversari pareggi, prova ad andare via Simone Verdi, poi scalcia in maniera scorretta da dietro il numero 2, e arriva subito il richiamo del direttore di gara Gabriele Fiorillo. Sì, non deve nervosirsi i pareggi perché comunque il fallo ci sta eh. e deve stare attento in questi tipo di occasioni, restare calmo e cercare di fare del suo meglio perché sappiamo che può fare molto bene e eh, non ce la fa Mario mm, Nocentini è sdraiato nei pressi della panchina, uscirà proprio lui e al suo posto, come dicevamo, entrerà Verdelli e quindi Tenti che rimarrà sull'auto di sinistra con Verdelli che andrà a comporre la linea di centrocampo insieme a Battistelli e a Mostacci. Non dovrebbe cambiare nulla sull'impostazione tattica Mister Benedetti. Probabilmente Pavani andrà al posto di Tenti e Mostacci si alzerà un pochino sì. di più. Berti messo fuori da Vichi con il corpo Vichi prova ad allontanare a cercare lo scatto di Pareggi. Grande partita fino a questo momento da parte di Francesco Bichi. Diversi gli anticipi fatti dal numero 4 del Foiano. Sì, Foiano che quest'oggi sembra giocare con un 4-3-1-2 anziché con il classico 4-3-3. Perché Catalano gioca più che altro dietro a Pamani e Pareggi. Intanto ancora il Firenze Ovest in possesso con Maccagnola. Chiuso da Tenti che si è riadattato subito in questo nuovo ruolo, Catalano spizza per Mostacci, la palla non rimbalza molto bene, riesce a prolungare comunque Mostacci, allontana la difesa del Firenze Ovest, attimo di confusione in questo momento, Catalano resiste alla carica del diretto avversario, poi messo giù in maniera fallosa da Cappellini. Bravissimo, Bravo, ancora una volta Catalano con il suo gioco di gambe a mettere in difficoltà gli avversari e a far salire la propria squadra. Sulla palla tenti. Quando siamo adesso al trentottesimo di questo primo tempo. Ancora 7 più recupero da giocare. Tenti dentro a cercare Pavani. Palla che viene spizzata fuori. Mostaci può controllare il numero 10. Rientra sul destro. Catalano può pensare al tiro. Allarga dall'altra parte dove c'è il neo. entrato Verdelli a puntare a Verdelli perde un attimo di gioco. Bravo. Amerighi a tornare su di lui, bravo lo stesso Verdelli, a recuperare all'errore, a mettere in out. Molto bene Amerighi in questo recupero palla, Verdelli probabilmente ha chiesto un po' troppo ai uh, suoi mezzi, visto che appena subentrato forse doveva cercare un appoggio più semplice. Catalano, Verdelli, fa girare con un rischio, recupera Ussia che fa correre il proprio numero 10, però c'è ancora una volta Travaglini a chiudere. Per un attimo ha aspettato anche l'arrivo di un compagno, poi quando si è visto pressato forte ha optato per la scelta più sicura, concedendo però una rimessa con le mani dove Nencioli può andare direttamente in aria. Si può riprendere con Nencioli il cross proprio del capitano del Firenze Ovest, messo fuori questa palla da Travaglini, Catalano controlla per Mostacci che va a servire Pavani, Tenti con il Mancino dall'altra parte dove c'è una praterina proprio per Catalano Luca che allontana e allora il Firenze Ovest che prova a ripartire con l'Acti e va a servire Berti con il tacco la palla di ritorno per il numero 7 Mostacci da dietro sulla palla però in maniera fallosa secondo Fiorillo cartellino giallo primo ammunito dell'incontro al minuto 40 qui molto bene il Firenze Ovest in questa uscita palla al piede hanno mosso molto bene il pallone i giocatori di Mister Guidi. L'azione che è terminata con questo fallo da dietro di Mostacci che ci sta e ci sta anche il cartellino giallo che ha estratto il direttore di gara, il direttore di gara Fiorillo. Però allora, attenzione perché la posizione... Sì, è una buona mattonella, centrale, si può molto, calciare direttamente in porta E soprattutto eh, può mettere in difficoltà Bettoni perché da lì si può calciare sia di destro che di sinistro. Esattamente, sì, sembra essere sulla palla Nencioli. Però sembra non accontentarsi del posizionamento in cui Fiorillo vuole che si batta questa punizione. Effettivamente, Mario sembrava quel più metro più avanti, però insomma, non dovrebbe essere questo metro che cambia, che fa cambiare il tiratore. Ecco, sulla Ti palla Amerighi e Nencioli, una barriera molto folta per sì. il Foiano. Il tocco di Amerighi probabilmente per il mancino di Nencioli. Vedremo un po'. Tanto passano i secondi. Siamo al 41esimo. Poco più di 4 da giocare, considerando anche il recupero, che sicuramente ci sarà vista la sostituzione e i piccoli acciacchi che ci sono stati. Amerighi sulla palla. Vedremo, Nencioli con il mancino. La deviazione della barriera. Il primo ad arrivare però è. Baccagnola ancora messo fuori da Travaglini. Punizione non calciata bene da parte del Firenze Ovest, eh, si poteva fare molto meglio. Vero, barriera molto alta, forse anche un po' troppo vicina, ma si poteva fare molto meglio da quella posizione lì. Intanto questa parte di campo sotto alla nostra postazione della tribuna è probabilmente la parte di campo che ha subito di più quest'oggi, insomma, sembra essere davvero allentata. Intanto calcio d'angolo per il Firenze Ovest, il primo del match. Il Foiano che ne ha battuti quattro fino adesso. Il cross che arriva dentro, allontana Bettoni e poi Catalano va a finire il lavoro, iniziato proprio dal proprio portiere. Si arrabbia tantissimo Bettoni perché... All'interno dell'area di rigore del Foiano c'erano diversi giocatori del Firenze Ovest Troppo liberi da un marcatura. È andata bene qui a Yamaranto perché hanno rischiato tantissimo. Firenze Ovest che sta finendo in crescendo questo, questo primo tempo. Bruschi, catalano, prova a controllare. Riesce ad uscire. Allora, Verdelli, strattonato poi da Nencioli. E probabilmente arriverà il richiamo per lui. Perché insomma. Qui ci, ci poteva stare il cartellino giallo. comunque Non molto vistosa la trattenuta, però insomma. Efficace perché. Efficace perché comunque. Ha comunque... chiuso l'azione: assolutamente. Perdo fermato l'azione, e ci poteva stare il cartellino giallo per Rencioli. Sì, di esperienza. Qua il capitano del Firenze Ovest, Travaglini sulla palla. Battuta dentro a cercare Pavani, la spizzata di Pavani, tutto facile per Carli. Sì, altro pallone di difficile gestione lanciato per Pavani che non può far altro che spizzicare la sfera che termina direttamente fra le braccia di Carli. Travaglini su Berti, alla meglio, poi Nencioli, Ussia, prova a far correre ancora Berti, il tocco da parte di Bruschi mette la palla in out qui bravissimo a tenere in campo un pallone difficile con uno stop al volo di Mancino a guadagnare poi, la rimessa laterale qui non gli riesce la stessa cosa non bene, non bene il Firenze Ovest in questa occasione non ha sfruttato al meglio questa opportunità quando adesso manca l'ultimi 60 secondi prima del recupero probabilmente almeno un al... paio di minuti esatto saranno. sì Probabilmente sì perché c'è stato lo scontro tra l'Acti e Nocentini a metà primo tempo che poi ha costretto Nocentini qualche minuto più tardi ad abbandonare il match. Insomma, il gioco è stato interrotto diverse volte. Nencioli non va per il sottire. Allora Ussia prova a far correre Berti. Palline out. Rimessa per il Foiano. Quando manca adesso 15 alla termine del regolamentare. Vedremo, attendiamo adesso l'indicazione di Fiorillo. Per vedere quanto andremo oltre. Vichi profondo a cercare pareggi. C'è Simone Verdi che allontana la con la testa. Allora Lacti sulla pressione di Mostaci. Rimane in possesso Verdi che riesce a prolungare per Maccagnola. Il controllo del numero 10. A rientrare... Su di lui arriva Catalano in maniera fallosa. Il numero 8 doveva fare meglio, Catalano, eh, perché qui... c'era Battistelli subito al raddoppio. Assolutamente, poi andava verso l'esterno. Il numero 10 del Firenze Ovest si doveva difendere e proteggere il pallone in un altro modo. Anche perché vai a concedere adesso. Uh, a 30 secondi, uh, oltre il 45esimo, una punizione da una mattonella che può essere molto pericolosa, vista visti i tanti saltatori che il Firenze Ovest ha. Abbiamo visto già salire Amerighi, Luca, lo stesso Alicontri, insomma, tutti giocatori con uh, un'ottima skill sul colpo di testa. Sulla palla, il numero 10, chiama lo schema, il cross che arriva dentro allontana però Travaglini, la palla che arriva su Ussia, sì, prova a chiudere così Sì, è andata a chiudere l'azione il numero 11 chiaramente, tiro più per uh, evitare la ripartenza punizione basata da Maccagnola, forse un po' troppo arretrata eh, i, i propri compagni di squadra si sono morsi si. con qualche istante di anticipo erano già andati tutti ad occupare l'area piccola di Bettoni Mentre il suo croce è arrivato all'altezza del dischetto del rigore, assolutamente doveva sfruttare probabilmente meglio il Firenze Ovest. Tanto Pavani allontana la difesa azzurra Bruschi per un attimo. Poi allora Travaglini adesso non si va più per il sottile quando siamo 1.40 Oltre il tempo regolamentare. Non mi sono accorto di quanto sia stato segnalato di recupero. Però, insomma, dato adesso uno sguardo al. Cronometro il direttore di gara a Fiorillo. Sì, probabilmente sul rinvio da parte di Carli. Ci segnalano che sono stati concessi due minuti, quindi probabilmente siamo adesso allo scadere anche del tempo di recupero con Cappellini che fa girare su Nencioli. E non c'è certo più tempo, infatti, al 47.05 termina così sul punteggio di 0-0. Questa prima parte di match, valida per la decima giornata di campionato del girone C di eccellenza toscana tra Firenze Ovest e eh, Nuovo Fogliano. Mario. Sì, è una partita giocata su ritmi non alti, dove il Fogliano ha avuto le maggiori occasioni da gol, mi viene in mente quella di, Paya, di Pavani, le primissime due sul cross di Bruschi, dove per poco sempre il numero 11 Amaranto non riesce a ribadire in rete e la situazione da calcio d'angolo scaturita proprio da questa occasione qui. E poi, eh, Firenze Ovest che è riuscita ad uscire maggiormente anche attraverso il palleggio, attraverso i propri giocatori di qualità lì davanti che hanno messo in difficoltà per alcuni minuti la difesa Maranto. Eh, L'unica, però vera occasione per eh, i padroni di casa è quella con Berti sì. sulla grande parata di Bettoni. Ha detto di no al numero 9 Blues. E dall'altra parte, un minuto più tardi è stata la grande conclusione di Pavani dove l'altro numero 1 Carli è andato a dire no intanto Mario prima di chiudere questo primo collegamento andiamo a leggere i risultati che ci sono arrivati dagli altri campi ricordiamo che la Baldaccio Bruni ha vinto ieri nell'anticipo del sabato 2-1 in casa contro il Terranova Traiana mentre la Sinalunghese sta vincendo 1-0 in casa dell'Antella e la Chiantigiana un po' a sorpresa eh, sta vincendo 2-0 in casa del Felline con il Grassina che sta perdendo 1-0 in casa della Fortis non ci sono altri aggiornamenti tra... Porta Romana e Pontassieve e chiaramente eh, l'ultima partita che stiamo commentando insieme 0-0 tra Firenze Ovest e Nuova Foiano Calcio. Noi ci fermiamo qualche minuto e poi di nuovo qua per le emozioni del secondo tempo. Eccoci tornati in diretta dallo stadio Paolo Di Brozzi qua a Firenze dove si sta giocando il dove sta per iniziare il secondo tempo tra Firenze Ovest e Nuova Foiano. Partita ancora sullo 0 0 inchiodata da due occasioni per parte, un'occasione per parte con la prima a favore del Firenze Ovest, tutto al minuto 29 con Berti che è andato a calciare su bettoni, bravissimo a rimanere in piedi. E poi la seconda, un minuto più tardi con Pavani. Bravo Carli dall'altra parte a respingere. Tutte pronte, ci siamo adesso. Da destra verso sinistra. Il Firenze Ovest, da sinistra verso destra. Il Foiano. Ci siamo. 45 minuti scritti, 45 adesso da scrivere. Con il Firenze Ovest che prova come nel primo tempo a cercare subito queste palle in avanti. Cappellini, non vedo cambio di formazione per. I locali neanche per la nuova Fuiano, Sì, non ci sono stati cambi in questi primi, do, primi 45 minuti Oltre al... Chiaramente a Nocentini, sì Da parte di Nocentini Simone Verdi è andato a, a cercare di servire Berti Che chiaramente era, si è disinteressato de della palla Visto che era in posizione di offside E allora Bettoni, con uh, tutta la calma del mondo tanto ci giunge voce che la Siena Lunghese... Ha raddoppiato in casa del, dell'Antella, ha chiuso sul 2-0 il primo tempo in casa dell'Antella. Vichi, intanto allontana dove può, palla torna in possesso del Firenze Ovest. Molto attento sempre Francesco Vichi in questi tipi di occasioni, è stato molto bravo anche nel primo tempo ad anticipare spesso gli attaccanti del Firenze Ovest. Mostacci, non bene a cercare Pavane, allora Amerighi che va a cercare in profondità. Proprio Berti Bettoni non va con le mani perché era leggermente fuori aria e non avrebbe fatto in tempo a portarsela dentro sull'arrivo di Berti e allora Verdi. A Rimettere in gioco con le mani, lungo proprio per il numero 9 di Petto, per Maccagnola Entra in area di rigore il numero 10 Il cross a cercare Amerighi, allontana però Travaglini, Non è finita perché Berti è il primo ad arrivare sulla, sulla palla Poi però è Mostacci a sradicare la sfera e andare a servire lungo Pavani prova il gran controllo, il numero 11 che non riesce Qui buona occasione da parte dei patroni di casa Una sponda davvero bella da parte di Berti per Maccagnola che... Si invola verso l'esterno per cercare di mettere un pallone al centro. Poi non si muove bene la punta all'interno dell'area di rigore del Foiano. E difesa Maranto riesce a liberare. Pareggi messo giù, si continua a giocare. Poi la palla servita lunga per Berti. C'è cioè ancora però Francesco Vichi che allontana. Palla recuperata da Lacti, punizione per il Firenze Ovest ha sbracciato in questo caso. Battistelli, se non ho visto male, sì, il palo è stato rubato a lui. Sì, che poteva evitare comunque di usare così tanto le mani in questa occasione. Concede una punizione al Firenze Ovest da una buona posizione. E attenzione qua i saltatori Luca e Ali Contri, entrambi alla prima presenza con il Firenze Ovest, arrivati in questo mercato invernale. L'Acti sulla palla con il Mancino dentro a cercare proprio Luca. Spizza però la difesa del Foiano, poi Francesco Vichi a cercare di mettere in out Travaglini. Fa girare bene per Tente, adesso il Firenze Ovest è sbilanciato. E allora ali contri va a spendersi così il cartellino giallo, evitando la ripartenza del Foiano. Sì, secondo ammonito di questo match dopo Mostacci ci poteva stare anche in questa occasione il cartellino giallo. Bravo... Tenti ad aspettare l'avversario, a dribblarlo e poi a farsi commettere fallo. Buona fino adesso anche la gestione di Fiorillo, sia nei cartellini che anche nelle chiamate delle infrazioni. Travaglini dentro a cercare Pavani. Poi Simone Verdi con calma a campo il numero due. Eh, non è semplice per Pavani contro eh, però, un difensore esperto come alle contro. Abbiamo visto qua che Verdi che è andato a prendersi. Regalare così la palla alla nuova Foiano, errore da parte del numero 2 che poteva sicuramente fare di più. Mostaci Battistelli prova a prolungare per pareggi, allontana Nencioli, ci corre. Berti, però è Travaglini a metter fuori e poi Bruschi non riesce a controllare. Si accontenta così di metterla in out. Nencioli con le mani. Ancora il numero 3, scambia con il 10, prova a rientrare, arriva Catalano, Verdelli. Palla che rimane a metà, fermata probabilmente dal campo, non in perfette condizioni. Allora Battistelli va a commettere pallo su Maccagnola. Sì, doppio errore da parte di Battistelli che prima ha provato ad intervenire. Su... Attenzione, ora Attenzione Nencioli. a Nencioli, dentro per Maccagnola, controlla il numero 10, il tacco per Nencioli. C'è cioè però Travaglini a chiudere. E eh, deve stare attento il Fogliano con questi tipi di battute veloci. Con le mani, allora Nencioli a cercare. Ussia, lascia il numero 3, il numero 11. Il cross Nencioli. Corner, il secondo per il Firenze Ovest. Il primo del secondo tempo. Dopo appena 5 minuti di questa ripresa, partito Firenze Ovest. Meglio. Che è partito meglio, sì. Partito meglio il Firenze Ovest rispetto al Foiano. Questo secondo tempo ma Cagnola sembra molto di più nel vivo del gioco attenzione ai saltatori quindi del Firenze Ovest c'è dentro Luca, ha cercato proprio lui Pavani, allontana allora prova a controllare Catalano sul ritorno di Nencioli arriva anche Tenti, bravo a soffiare la palla al numero 3 va a puntare in mezzo Tenti va a lanciare adesso Catalano inseguito da Ussia la palla dentro di Catalano, allontana poi Cappellini adesso si ribalta la situazione perché è il Firenziove sta a ripartire ma è bravissimo. Marco Tenti a soffiare la palla al numero 10 azzurro e a far girare su Battistelli che a sua volta va su Travaglieni. Precedenza, grandissima discesa da parte di Tenti. Attenzione e... a Mostacci, carica al destro il numero 10 del Foiano, ci ha provato. Precedenza, grande l'azione da parte sull'asse Tenti Catalano, Catalano che mette... Secondo me anche un pallone giusto all'interno dell'area di rigore del Firenze Ovest ma le due punte Pareggi e Pavani si muovono entrambe sullo, sul secondo palo e nessuno ha a chiudere sul primo dove era arrivato il cross del numero 8. Sì è mancato l'attaccante ad attaccare proprio a buttarsi proprio sul primo palo poi insomma si era riposizionata bene anche la difesa del Firenze Ovest che aveva ripiegato con tempestività. Nencioli con le mani. Maccagnola. Nencioli dentro a cercare Berti. Lo trova però c'è Travaglini su di lui. Allora Battistelli a cercare Profondo Pavani. C'è Ali Contri. Nencioli disturbato da Verdelli. L'ultimo tocco è proprio di Nencioli. Rimessa con le mani per il Foiano. Battistelli fa girare dall'altra parte dove c'è Tenti. Non controlla benissimo il numero 7, ma riesce a servire comunque Pareggi dentro per Catalano. Palla che arriva lo stesso. Alicontri. Prova a prendersi un rischio. Il numero 5. Bravo a rimanere su con fisico Va via il numero 5. e Poi a servire Berti. Travaglini va a strattonare. A prendersi così il cartellino giallo. Qui. È grandissimo lo strappo da parte di Alicontri. Che è andato a saltare quattro giocatori del Foiano che non sono riusciti a commettere fallo. Poi buono il lavoro da parte di Berti nella protezione del pallone ad anticipare Travaglini che è costretto a commettere fallo. Che stazza fisica che ha lì contro Mario. È andato sì. via, si è portato a spasso di forza proprio quattro giocatori del Foiano. Ha vinto qualsiasi rimpallo che poteva vincere. E poi anche con un esterno destro ha provato ad andare a servire Berti. Nencioli dentro, Cappellini Fa uscire per Ussia. Prova a cercare il sinistro. Il numero 11, il cross che arriva. Non c'è deviazione. Sarà soltanto rimessa dal fondo. Sì. Punizione battuta in modo piuttosto complesso dal Firenze Ovest. Si che probabilmente non è riuscito. Forse si cercava un tiro di prima sul passaggio, in profondità da parte di Nencioli azione che è terminata con un cross sballato da parte di Ussia va a salire Travaglini e Vichi, Bettoni vuole andare profondo alla ricerca di Pavani. Va a cercare invece Pareggi. al meglio Ali Contri poi, però attenti a servire Battistelli. Recupera il Firenze Ovest che riparte da Carli. Molti errori Mario, continuiamo a dirlo dal primo tempo, tanti errori eh, non solo di impostazioni ma proprio anche di scelta nel passaggio Lacti recuperato da Tenti e Mostace qua toccato duro proprio Marco Tenti si continua per eh, il vantaggio Pavani può distendersi sulla destra il Foiano e lo fa con l'arrivo di Bruschi va a puntare Nencioli, entra dentro Bruschi strattonato, strattonato ma con esperienza Nencioli a terminare sul fondo la palla controllata da Bruschi. Qui si è andato a chiudere Bruschi sull'esterno, poteva eh. mettere subito il pallone al centro, forse anche un po' impreciso il pallone da parte di Pavani, sì, che gli è rimasto a po' indietro. Più la profondità sì. era in corsa Bruschi, ha dovuto rallentare la propria corsa, e poi ha provato una cosa molto difficile che andare via a Nencioli quest'oggi, che sta difendendo davvero molto bene. È vero, assolutamente. Eh... Pavani è andato a dire anche qualcosa proprio a Bruschi, come a volerli fare capire, butta là dentro, non ritardare. <ride> Bruschi sembra aver risposto all'ultimo sguardo, non c'era nessuno, effettivamente era un po' sguarnita l'area di rigore di Maglia Maranto. Palla per la nuova Fuiano che andrà a battere proprio con il numero due Bruschi, questa rimessa e laterale. Quei tipi di occasioni devono essere bravi i vari pareggi, Verdelli ad occupare l'area di rigore avversaria, ma... Sembra un po' attardare questi tipi di inserimento quest'oggi il Foiano. Carli con le mani non ha sfruttato bene anche questa occasione la formazione di Benedetti. Allora, il numero uno del Firenze Ovest. Che con tutta calma va a mettere la palla a terra. E adesso profondo a cercare Berti, ma trova Francesco Vichi. Chiude Luca e poi ha l'incontri con calma. Nencioli. Con il mancino profondo dove c'è però Travaglieni che mette direttamente in out, Bruschi non si, è, non si è fidato ad intervenire su questa palla perché dietro lui c'era Ussia. Era anche un mal posizionato Bruschi, doveva essere più esterno eh, vista la sua posizione ha preferito giustamente non intervenire. Undicesimo e 10 secondi della ripresa, Firenze Ovest. adesso in avanti con Nencioli uh, con le mani per... Uh, Maccagnola, il cross di Nencioli, controllo di Ussia, prova ad entrare in area di rigore e Mustaci ci mette una pezza per due volte, sparando la palla in out. Ah, qui ha rischiato nuovamente il Foiano. buona la discesa da parte dei calciatori del Firenze Ovest. Corner di nuovo per... anzi no, non è corner ma semplice rimessa con le mani. Maccagnola. Scambia con... Nencioli il cross con il mancino del numero 3 dall'altra parte per il colpo di testa da parte di Lacti che non inquadra bene la porta. Si lamenta Bettoni per probabilmente un tocco forse con una mano nel momento in cui Lacti ha colpito di testa. Ha lasciato comunque proseguire anche il primo assistente. Sì, anche il primo assistente l'ha posizionato molto bene. In caso di... probabilmente di gol avrebbe comunicato con il direttore di gara. Bettoni profondo alla ricerca di Pavani che si disturba con pareggiali contro e allora subisce fallo. Qua hanno fatto lo stesso movimento sia Pavani che Pareggi Mario. Oggi sì. sembra, sembrano non um, riuscire i due attaccanti ad avere la solita sincronia che ci hanno abituato a avere. Non stanno riuscendo a trovare anche le giuste misure che hanno affinato allo stadio di Pini. Bruschi, Verdelli, fa correre di nuovo Bruschi, inseguito da Nencioli, con il destro dall'altra parte a cercare Pareggi, Pareggi, la palla che arriva su Catalano, al limite dell'arredone numero 8, Catalano, aspetta la sovrapposizione di Mostaci, bravo a crederci, meno nel controllo. Meno nel controllo, doveva provare Di Mancino a portarsi avanti il pallone, invece è andato con l'esterno destro e pallone troppo forte, toccato troppo forte che termina direttamente sul fondo. Ma buona azione da parte del Foiano. Bello anche qui il cross di prima da parte di Bruschi. Dove è bravo eh, Pareggi a spizzare di testa. Bella questa azione del Foiano al minuto 58, che con quattro passaggi poteva andare a concludere poi l'ultimo controllo errato da parte di Mostaci. Attenzione la palla. Prolungata per Pareggi, chiude bene Nencioli e poi ancora Travaglini con la testa. Mette in out. In precedenza per un attimo ho pensato anche che Catalano provasse il tiro al volo di Mancino in sì. quell'occasione. <ride> È vero, si stava. Sembravo, di sembrava volersi coordinare. Intanto Carli sulla pressione di Pavani va ad allontanare, a cercare l'acti. bravo, a spizzare per Cappellini. L'acti inseguito da Mostaci. Poi Francesco Vichi allontana, però dove c'è Alicontri, non bene il numero 5, e allora Catalano fa girare su Verdelli, lascia adesso a Battistelli, sale anche Tenti, in profondità per Mostacci, controlla il numero 10, gira la palla adesso il Foiano con Battistelli, per Bruschi, palla troppo indietro, ci corre però Pavani e ci crede, la tiene in gioco, bravo qua Pavani, Travaglini, in profondità per lo scatto di Bruschi, chiude in qualche modo Luca alzando questo campanile che termina in out. Buona l'azione qui da parte del Foiano, e manca ancora una volta un po' di precisione a livello tecnico, ma ha girato bene palla da destra verso sinistra la squadra di Mr. Benedetti e poi di cuore. Si può e si deve fare meglio. E poi di cuore Pavani ha tenuto in campo una palla che sembrava terminare in out. Attenzione qua al Firenze Ovest costretto ad allontanare. Mostacci prova a mettere giù Ussia, non controlla bene il numero 11, disturbato probabilmente anche dal terreno di gioco. Che sotto la nostra postazione è veramente messo male. Pavani prova a scambiare, chiude ancora. Nencioli, poi palla che rimane su Verdelli, dentro per pareggi. Palla che non passa, però c'è Mostaci che recupera il tiro cross da passe di, di Mostaci. Forse era più una palla a cercare pareggi. Qui ha, secondo me ha cambiato idea all'ultimo: è partito con l'idea sì. di tirare, poi ha visto pareggio al centro dell'area di rigore e ha cambiato idea all'ultimo per andare a cercare il proprio compagno di squadra. È uscito una via di mezzo che non ha né inquadrato la porta né era una palla giocabile per pareggi una buona azione da parte del Foiano buono il break da parte di Verdelli che finalmente si fa vedere anche in fase di impostazione aveva provato un cross centrale in verticale su, proprio sul numero 9 ma non è riuscito ad arrivare il pallone. Qua aveva toccato con un braccio catalano aveva lasciato correre però Fiorillo e c'è un cambio Mario nel, nel Firenze Ovest probabilmente Esce proprio il numero 10, sì. Esce Maccagnola dentro il numero Se non ho visto male il 17, 17. Pecchiolli. Sì, dentro Pecchiolli, attaccante proprio punta centrale. Infatti, Berti che va a spostarsi più sull'out di destra. E adesso il Firenze Ovest, che sembra essere passato a un 4-3-3. Attenzione, proprio il tiro del neo entrato Pecchioli che si presenta così a questo match. Eh qui un po' distratta la difesa e il centrocampo del Foiano si sono fatti trovare un po' impreparati Pecchioli ha potuto calciare liberamente da una buona distanza ma non colpisce bene il pallone che termina abbondantemente sul fondo. Sì adesso sarà più Berti a girare intorno a Pecchioli invece Berti l'abbiamo visto fino adesso proprio come punta centrale eccolo qua proprio Pecchioli anticipato da Travaglini arriva anche Mostacci allora Francesco Vichi Lontano a cercare Catalano, chiude bene Luca, scatta il numero 17 che è fresco, Lacti con il mancino dentro proprio per Pecchioli. Si alza però la bandierina del signor Cappone, offside, sì sembrava netta la posizione di offside da parte di Pecchioli che infatti non ha sì, non avuto nulla da ridire. Adesso sembra essere uscito anche il Foiano in questo secondo tempo. Sì dopo i primi... 5-10 minuti di difficoltà dove stava giocando meglio il Firenze Ovest, ora sta riuscendo a creare buone occasioni anche la squadra ospite. Battistelli, non controlla bene Pavani, poi Catalano allarga su Verdelli, ma c'è Nencioli, Ussia, bravo Pavani a recuperare, poi Nencioli con esperienza, arriva però Bruschi, bravo Nencioli due volte, fa tutto da solo il capitano del Firenze Ovest, messo giù Pecchioli. Si continua a giocare, Bruschi mette in out, si scalda anche l'animo dei tifosi locali perché c'è Nincioli che voleva il cartellino giallo su un, un giocatore già ammunito del Foiano e Bruschi è andato a farsi rispettare, attenzione perché adesso sì, bisogna... la partita si scalda e ci sono molti ammuniti in campo, le ricordiamo Mario gli ammuniti? Sì, uh, Ali contri per il Firenze Ovest e Mostacci e Travaglini per uh, la nuova Foiano Esatto, infatti c'è Nencioli che voleva proprio il giallo su Travaglini perché insomma era ah, vistosa la trattenuta Probabilmente era più su, su Battistelli che sembrava essere uscito fuori tempo su Nencioli poteva stare anche in questa occasione il cartellino Pecchioli la, la spizzata per Berti, la palla che arriva sull'Acti, il controllo con il sinistro Battistelli la mette fuori, allora Pavani Bruschi, non ci pensa due volte ma Amerighi recupera il centrocampo fa girare allora su Cappellini Simone Verdi, in verticale a cercare Berti, chiude bene Marco Tenti riparti il fogliano con Catalano bravo, Ali contri a leggere bene sempre queste situazioni e Tenti che frana addosso all'Acti l'ultimo tocco però è la, del difensore Amaranto ah, credo sia punizione, di punizione sì. Sì. ancora un po' ingenuo in questa occasione Marco Denti in precedenza fondamentale agli contri per uh, il Firenze Ovest si stava involando verso la porta Pareggi è il Firenze Ovest che può fare veramente male al Foiano in queste, in queste punizioni come abbiamo detto prima grandi saltatori e possono essere pericolose queste palle anche da leggere proprio per la difesa, perché palle tagliate, difensori corrono all'indietro, non è mai semplice. L'Acti con il mancino, Bettoni a vuoto, la spizzata di Alicontri ma è tutto fermo perché Battistelli è andato giù, era molto vicino Fiorillo. Non bene, Bettoni in questa uscita, per fortuna del Foiano c'è stato fallo su Battistelli. Sì, Bettoni quest'anno che ha avuto già altre defezioni proprio su, questo, su queste uscite. Ricordiamo un mese fa proprio un'uscita a vuoto e poi l'autorete di Vichi insomma contro il Terranuova Traiana. Uno di quei fattori su cui deve lavorare il numero uno Amaranto. Travaglini. Profondo a cercare il Catalano, ma li contri. Mastino lì davanti alla difesa, L'Acti prova a fare correre il numero 11 di Blues, recupera Pavani. Verdelli scambia con Bruschi, adesso si distende il Foiano. Pavani, tutto di prima per Bruschi, la palla dentro che arriva su pareggi. Esce bene Carli, buona azione qua del Foiano. Buonissima azione da parte del Foiano, tutta di prima. Sono stati bravi gli a penetrare all'interno della difesa del Firenze Ovest è mancato solo l'ultimo passaggio di Bruschi movimento rivedibile anche quello di Pareggi che è andata ad allargarsi troppo Pecchioli prova una palla in profondità per Lacti, legge bene questa situazione Bettoni e poi con uh, calma va a stoppare questa palla e eh, adesso si gioca a, a ribaltoni di fronte perché attacca il Foiano, azione che termina e Firenze Ovest che cerca subito di ripartire prima che la difesa Maranto si... Riesca a risistemare. Attenzione a pareggi, chiude all'ultimo Nencioli, poi Verdelli, scivola, e l'ultimo tocco però è di Ussia. Ritmi non altissimi, ma si gioca con maggiore intensità in questo secondo, te in questo secondo tempo: sia cioè da una parte che dall'altra. Palla rimessa fuori dalla difesa azzurra Battistelli. Fa girare su Verdelli. Poi Luca mette in out. Prova a controllare Cappellini a centrocampo. Toccato da Mostacci. Palla che però è andata fuori. Ultimo tocco è proprio di Cappellini. Non c'è stato il fallo, anzi no, c'è stato il tocco, però, da parte di un giocatore amaranto. C'è stato un attimo di confusione perché anche il direttore di gara Fiorillo si è preso quei tre secondi di tempo per ragionarsi e rivedersi in testa quello che era appena successo. Sì, guardava anche il primo assistente, assistente. sì. Per un'eventuale segnalazione, Simone Verdi profondo a cercare Berti, spizza Tinti e poi Travaglini, Pavani più in alto di Amerighi. Si continua a giocare Verdelli. Allora, per Pavani, non bene. Verdelli era una buona occasione per il Foiano. Travaglini si ridistende, però, il Firenze Ovest con Cappellini che fa correre. Ussia il cross di Ussia toccato da Travaglini che però non riesce ad evitare il corner. Il quarto del Firenze Ovest. Il terzo, chiedo scusa, del Firenze Ovest. Che adesso ha un'altra occasione per fare mare dalla bandierina. Mentre invece ne ha battuti quattro il Foiano, tutti nel primo tempo. L'ACT dalla bandierina. Quando siamo adesso al 68 dentro la palla la deviazione di Luca mette fuori però Travaglini può ripartire Catalano lascia Verdelli si distende dall'altra parte Pareggi lo va a servire adesso Verdelli Pareggi rientra anche Alicontri Mostacci a vuoto poi il tocco duro da parte di Cappellini messo giù da Verdelli però tutto regolare si continua a giocare allora controlla adesso Bruschi per Pareggi pareggi il cross che arriva troppo fuori mette la palla allora con calma Amerighi la va a allargare su l'acti su di lui tenti simone verdi profondo dove c'è berti sullo scatto toccato duro da battistelli e qua arriva il giallo per il numero 6 della nuova fuiano qua mario un ingenuità incredibile da parte di Battistelli perché aveva preso spazio aveva preso posizione e poi eh, pur essendo fisicamente più <ride> piazzato rispetto si è fatto, si è fatto esatto. a girare da Berti, da Berti. anche con un po di esperienza da darci sì, sì assolutamente ballo. sì però eh, il primo errore sta nel far balzare la palla esatto. davanti e far sì che Berti ti prenda posizione con il corpo. Altra occasione quindi per il Firenze Ovest da quando è scattato adesso il settantesimo. Fogliano tutto sulla linea dell'area di rigore. Dentro l'Acti allontana Mostacci, palla che torna nei piedi del numero 7. Il controcross Mostacci ancora una volta in area di rigore controlla con il petto. Pareggi, anticipato da Ali Contri, recupera Battistelli che adesso fa correre Bruschi. Squadre divise a metà, Bruschi inseguito da Berti. Berti poi va a commettere fallo, no, si continua a giocare. Allora Pavani che ritorna, Pepecchioli che ha avuto paura del contrasto con Pavani. Qui. Adesso ritmi che si alzano e animi che si scaldano, Mario. Ci stava il fallo su, su Bruschi in precedenza, Berti è entrato in scivolata senza... Prendere il pallone, l'arbitro invece non è dello stesso avviso, ha lasciato continuare l'azione. Tenti a saltare Mostacci, allora messo giù da Cappellini. Qua. Netto il fallo del numero 8 ai danni del capitano del Foiano. Sì, ha lasciato il piede lì che è andato poi a sgambettare Mostacci. Un po' nervoso, forse. Il capitano sì, del Foiano. Sì, è vero. La prima munizione nel primo tempo. È una munizione che poi su Mostacci pesa perché chiaramente giocatore di grande irruenza, di, di intensità. Lo no, costringe sempre a, fre a frenarsi, cosa che al numero 10 non piace per uh, il tipo, la tipologia di giocatore che è. Sulla palla, Francesco Vichi. Firenze Ovest che decide di stare due metri fuori dall'area di rigore per permettere a Carli una possibile uscita. Vichi dentro la deviazione, un di Trevaglini. L'ultimo tocco è proprio il suo, non c'è corner. Ha saltato bene i travaglini, però... Non è riuscito a girare e a colpire bene nella parte alta della fronte il pallone. Sì, è la... Quasi la... gli ha scivolato via sulla esatto, testa. Esatto, probabilmente l'ha spizzata più che altro con la parte della nuca, invece che con la fronte. Anzi, ah, col... che si era andata a difendere con tutti i propri effettivi all'interno dell'area di rigore. Ha saltato nuovo in barriera. Intanto vorrei far segnalare che la nuova Fogliano ha praticamente tutta la panchina che si sta scaldando, mentre dall'altra parte Guidi ha mandato a scaldare soltanto due giocatori. Vedremo se ci saranno altri cambi in corso di questo secondo tempo. Intanto Battistelli, Mostaci, tra due avversari, si ferma il numero 10, lascia adesso al numero 6 Pavani, che adesso sta giocando molto fuori dall'area di rigore. Il cross, Simone Verdi allontana... Mostaci recupera una grande palla al limite dell'area. Ancora a servire Pavani. Si accentra Verdelli. Pavani, il cross che arriva a cercare Bruschi. La spizzata di Bruschi. Poi allora Verdelli. Pareggi. Non riesce a saltare la difesa. Mostaci. Non calcia subito. Bruschi va a scambiare ancora con il numero 10. Fermato da Ali contri. Attenzione al Firenze Movet che adesso prova a distendersi con l'Acti. Attenzione poi al numero 17 Pecchioli che è andato a non controllare bene perché... Attenzione, che era partito Berti sull'auto di destra. Sì, era ripartito bene il Firenze Ovest. In precedenza, troppo veletare i giocatori del Foiano. Lì al limite dell'area di rigore avversaria. Si può provare, si deve anche provare il tiro da un'ottima posizione. Qual era eh, dove erano sia Mostaci e sia successivamente poi Pareggi. E attenzione perché adesso guardate come è balzata la palla. Una palla che sembrava terminare fuori, ha ripreso un giro stranissimo. Al momento del contatto con il suolo, terreno di gioco che adesso è proprio veramente arrivate al limite della giocabilità. O meglio, è chiaramente un terreno giocabile, ma non, che per, non permette un gioco fluido palla a terra. Alicontri adesso non va per il sottile. Era però in offside Pecchioli, il secondo per il numero 17, che anche a questo giro non è andato a protestare. In questo momento si gioca molto, quasi a flipper sia da una parte che dall'altra, tanti errori tecnici che si sono susseguiti durante l'arco di tutta la partita, ora si stanno accentuando ancora di più. Vichi con il sinistro, Alicontri a vuoto, palla che arriva nei piedi di Verdelli, può andare il cross, il numero 18, la spizzata da parte di Cappellini, la prolunga ussia. Prima di arrivare, Mostacci, che anticipa anche Travaglieni, Francesco Vecchi dentro a cercare Pavani con il petto Nencioli, lascia poi la palla a un compagno, però falloso secondo il direttore di gara con un braccio secondo il direttore di gara all'intervento di Nencioli, Ma Ti sì, dico la verità: più avesse colpito il petto petto del, spalla direi del calciatore numero 3, anche perché, insomma, da, dall'atteggiamento del corpo dei giocatori proprio del Foiano non sembrava eh, che si fossero fermati per chiamare proprio il fallo con la mano infatti stavano tutti arretrando per riprendere posizione comunque si è alzata molto la pressione del Foiano in questi ultimi minuti assolutamente sì. cercando di riversarsi in tanti uomini sulla tre quarti offensiva siamo entrati adesso nell'ultimo 15 minuti di gioco più chiaramente il recupero Pavani sulla palla, barriera composta da quattro uomini per il numero uno, Carli. Eh, Carli, chiedo scusa. E barriera poi prolungata anche da Battistelli, Vichi e Travaglini. Che secondo i nuovi regolamenti in vigore ormai da due anni devono stare almeno ad un metro dai propri avversari. Pavani comunque. Potrebbe andare a calciare direttamente in porta a parte Pavani. Il tiro di Pavani, la palla che non scende. Velleitaria sì. questa conclusione. Punizione calciata male da Pavani, pallone troppo centrale, troppo, troppo alto. Non colpisce bene la sfera il numero 11 amaranto. Dal fondo allora Carli, che si arrabbia un po' con i suoi, voleva maggiore densità. Dalla parte destra Dove stanno proprio a calciare Il numero uno del Firenze Ovest e infatti la squadra di guidi Che si è spostata tutta sull'out di destra Battistelli più in alto di tutti Poi arriva però Simone Verdi a prolungare Alla ricerca di Berti Non prende bene il tempo Vicky Strattona un po' tutto regolare Berti allora ancora in possesso di palla A cercare dentro l'acti Bettoni in uscita sicura Bravo qua Bettoni E qua ha rischiato il Foriano Mario perché Vichi, ancora una volta non è riuscito a prendere bene il tempo a Berti Che nonostante non sia proprio un colosso però è sempre bravo a frapporsi tra palla e avversario Poi è bravo anche tecnicamente molto rapido, Veloce. può mettere in difficoltà un calciatore come Vicky Questa volta l'ha puntato bene, poi ha recuperato bene il numero 4 Intanto costretto ad indetreggiare Nencioli Avrà provato a guadagnarsi qualche metro. Pecchioli di nuovo al numero 3. Con il mancino fa correre. Ussia in area di rigore. Adesso il numero 11. Il cross per Berti. E l'1-0 del Firenze Ovest. Con il grande gol di Berti. Che è andato a sbucciare la palla sul secondo palo. Dove Bettoni non può intervenire. Un grandissimo cross arrivato dalla sinistra. Dove Berti non colpisce neanche benissimo il pallone. Però lo spinge in porta e realizza l'1-0 per il Firenze Ovest. Eh, ma che errore Forse da parte. È miglior momento del, della nuova Foiano. Eh, ma che errore da parte della difesa della nuova Foiano che si è fatta trovare completamente impreparata in questo cross da parte di Ussia. Sì, direi. Berti è andato a colpire tutto solo. Errore soprattutto di Bruschi e di. E, di e scusami, di Travai e di Vichi che. Non ha marcato bene il numero 9 del, del Firenze Ovest. E de... Ha lasciato troppo spazio al cross di Ussia Costretta ad inseguire adesso la nuova Foiano con Berti che sta lottando su tutti i palloni galvanizzato anche dal gol. Che nel primo tempo, un'azione simile al primo tempo Mario, dove nel primo tempo poi Bettoni era riuscito a negare il gol. Nel secondo tempo invece è stato Bruschi a gioire. Probabilmente... Su un tiro più sporco rispetto a quello che aveva fatto nel, nel primo tempo, però efficace, punizione per il Foiano quando manca 11 minuti al termine più il recupero. Battistelli dentro a cercare Vichy, la spizzata di Vichy, la palla che poi termina nella testa di Nencioli. Bruschi con il tacco per Battistelli, va giù sul contatto con Amerighi, poi c'è. Nencioli che va a scagliarsi contro Battistelli. Tutto regolare secondo il direttore di gara. E allora arriva anche Pareggi a difendere il compagno allontanando Luca e Nencioli. Si scaldano gli animi adesso Mario, è normale. Sì, si scaldano. Sembrava non esserci gli estremi per il calcio di rigore in queste occasioni su Battistelli, ma sicuramente non bello l'atteggiamento dei giocatori del Firenze Ovest che sono andati con molta irruenza a tirare praticamente su il numero 6 Amaranto e da segnalare anche la gestione di questo tipo di situazione da parte di Fiorillo che ha lasciato sfogare proprio i giocatori che si stavano praticamente diciamo spintonando e poi quando ha visto che la situazione era calma, con tutta calma è andato a intervenire a dire ragazzi, adesso basta. Nel senso, una gestione proprio anche su questo senza voler far troppo il pacere fuori Catalano, dentro Sestini. Eh, adesso Benedetti che prova ad alzare un po' l'offensività della propria squadra. Si butta dentro un calciatore che è più una punta rispetto a Catalano. Sestini eh. può fare anche la, la punta, la seconda punta. Strano vedere ancora in panchina un calciatore come Solomon. Sì, nell'ultimo che... periodo ha trovato meno spazio Solomon. Paga prob probabilmente la brutta prestazione in casa dell'Antella. Però Comunque un giocatore un che un ancora sta piccolo come questo, probabilmente un giocatore rapido come lui può mettere in difficoltà i difensori avversari. Battistella a cercare lungo pareggi, trova però Simone Verdi la prolunga Amerighi, anzi Cappellini, due volte Travaglini allora dietro da Bettoni. Berti prova ad andare a disturbare il numero uno che può calciare libero messo giù poi Pareggi il fallo però è fischiato proprio danni di Pareggi sì. ha munito anche Pareggi il numero 9, sì. terzo ha munito per il Foiano quarto ha munito, munito per munito, il Foiano sì. dopo Travaglini, Battistelli e Mostacci si aggiunge anche Pareggi alla lista dei cattivi di <ride> Fiorillo barati. sì uno soltanto invece per il Firenze Ovest, Ali Forse poteva starci anche un giallo in più per il Firenze Ovest, ma del resto, eh, non mi sentirei di dire che insomma, la gestione dell'arbitro è stata buonissima fino a questo momento. Battistelli la spizzata per Mostaccia, a sua volta la spizzata, poi Sestini non bene, allontana in qualche modo Ali Va a servire, Ussia è rimasto a terra un giocatore del Firenze Ovest che si è rialzato. Doveva essere Cappellini che adesso si sta lamentando con Fiorillo perché voleva una sbracciata da parte di un giocatore, penso di, da parte di Mostacci in quell'occasione precedente. E allora Bruschi che è andato a restituire la sfera alla formazione di Marco Guidi che adesso in vantaggio di un gol a 7 dal termine. Ruschi si prende un rischio, l'ultimo tocco però è di Ussia. Nencioli mette fuori Ruschi, prova a velocizzare, a cercare Sestini ancora, Nencioli con il petto, Amerighi dietro da Luca, prova ad allontanare ma in malo modo. Allora Mostaci non riesce a servire bene Pareggi, palla spazzata su dove c'è Bettoni, Tenti con un sombrero va a saltare il diretto avversario Mostaci. Può andare a cercare Pavani, eccolo qua. La palla per Pavani interviene ancora una volta Nencioli. Eh, ha perso un tempo di gioco. Mostacci non ha avuto il coraggio di andare subito di prima a servire eh, Pavani. Tutto solo qui sul, sul secondo palo. Ci poteva essere lo spazio per il numero 11 per poter far male alla difesa avversaria. Sì, c'è da dire che quest'oggi Nencioli è davvero colossale là dietro. Ha letto benissimo qualsiasi di occasione, poi Pareggi ha provato una volée da fuori area colpendo in pieno volto all'incontri, fallo, deve stare anche attento perché Pareggi è, già è munito. stato ammunito poco fa, chiaramente questo non era un fallo eh, volontario, però gioco molto pericoloso. Però mi sento di dire, forse da quella posizione, sì. pallone lento in quel modo, una rovesciata forse... Più, più per lo spettacolo che per l'efficienza, cambio l'avevi chiamato Mario. Dentro Solomon, fuori Verdelli. Come abbiamo detto prima, non è stato molto bene in settimana. Dentro Solomon, che è un po' una mina vagante, può interrompere gli equilibri del match. Sì, può spaccare la partita, può puntare l'avversario e superarlo con grande facilità. Può crearti quella superiorità numerica che in un campo come questo è fondamentale. 5 al termine, Carli a cercare lungo. Pecchioli trova però l'acti. Ancora bene il numero 7, con Tenti, falloso l'intervento da parte di Tenti. Sotto gli occhi di Mister ah, Benedetti. Non l'abbiamo sottolineato ma era andato via davvero bene sull'out di sinistra con... Un sombrero e poi andare a servire Mostaci che poi ha ritardato il cross dalla parte opposta verso Pavani. Dove successivamente è stato bravo Rincioli a intervenire di testa. Sulla, sulla palla ancora Lacti, a lui l'incaricato di questi tipi di situazioni, ma adesso Firenze Ovest che rimane praticamente tutto dietro. Lacti a cercare Berti in profondità. Controlla il numero 9, messo fuori da Tenti, che non interviene bene allora. Berti in area di rigore per Pecchioli. E poi il 2 a 0 del Firenze Ovest. Proprio con il numero 17, Pecchioli. Eh, qui ancora una volta si è fatta trovare molto distratta la difesa del Foiano. Qui addirittura da situazione di calcio, di punizione da fermo. Battuto corto, Berti ancora una volta via sul fondo. Errore di Tenti che ha provato a mettere il piede esatto. sulla linea di fondo. E bravissimo Berti ad aspettare proprio il momento adatto per andare a saltare Tenti e poi una serie di rimpalli fino a che la palla non è terminata nei piedi del numero 17. Che con il mancino è andato a colpire praticamente a porta vuota a 4 dal termine, portando sul 2-0 il Firenze Ovest e probabilmente spingendo i tre punti in casa dei blues attenzione però subito al Foiano che si rifà sotto Solomon il cross che arriva e deviazione da parte di Luca ci crede ancora il Foiano che adesso ha l'opportunità del corner per cercare di accorciare le distanze quando si mancano visto, poco più di tre al termine si è vista subito la velocità di Solomon sembrava un pallone pronto ad a, spegnersi a spegnersi sul, sul fondo, fondo. Battistelli dalla bandierina, il cross che arriva, allontana Pecchioli, la palla che però rimane lì, l'unico che ci corre è un giocatore azzurro, allora Mostacci, Solomon, allarga di nuovo, si chiude il Firenze Ovest, ma arriva di nuovo Solomon come un falco, adesso prova a far impazzire la difesa azzurra, il cross di Solomon, rimpallato da Cappellini e Amerighi, mettono la palla in out. Sembra essere intanto bene il numero 20 Amaranto. E intanto passano secondi preziosi per il Firenze Ovest perché mancava la palla, arrivano, adesso sono troppe le palle in campo. Sono visto male Travaglini a sì. caricarci della battuta. Eh, Probabilmente andrà profondo in, uh, in mezzo, battere questa con le mani, infatti è così, la spizzata poi, la palla che arriva su Pareggi non controlla benissimo, l'Actea allontana ma il primo ad arrivare è Mostaci, può andare il cross, è il cross che arriva. La staccata di Bruschi! Il gran gol di Bruschi! Riapre la partita a due dal termine! Grandissima rete da parte di Bruschi con Mostaci che... Una pennellata di sinistro al centro che va a pescare il numero due Amaranto che spizza molto bene, gira molto bene e realizza il gol del 2-1. Saranno 120 secondi di fuoco più il recupero adesso in questo... Questo match tra Firenze e Ovest e nuova Foiano. Adesso Foiano che ci crede per agguantare almeno un pareggio. Travaglini che ha alzato la sua posizione. Sembra essersi messa a tre dietro ora il Foiano. Contenti. Eh, Vichi centrale Vicky e Bruschi dall'altra parte. Eccolo qua proprio Travaglini con il petto che lascia all'autore del gol del 2-1 Bruschi. Il cross che arriva. Pavani la spizzata allontana però all i contri. Battistelli. Larga per Solomon. Su di lui... Ussia che prova a mettere fuori ma recupera Bruschi. Il cross di, Bru il cross di Bruschi allontana Nencioli. Ancora Bruschi con la testa. Ussia. L'ultimo tocca da parte di Bruschi. E con calma adesso. La... Il Firenze Ovest andrà a far scorrere questi ultimi 60 secondi quando c'è un cambio proprio per i locali. Fuori. L'Acti. Dentro il numero 14. De Luca. Sì, ha provato due cross a fila, Bruschi, non, entrambi molto, non molto precisi. Cercare la testa di Pavani, si poteva forse cercare altri tipi di soluzioni, avere un po' più di calma. E... Eh, Mister Guidi, ma Mario che è andato ad infoltire il centrocampo perché leva un giocatore di spinta come Lacti. Chiaramente visto il cronometro e visto il punteggio. Tanto Bruschi da terra di testa devia. Palla ancora in possesso del Firenze Ovest. Che adesso con Encioli, con tutta calma, andrà a rimettere in gioco con le mani. Quando manca 3 secondi al novantesimo, vedremo quanto sarà l'entità del recupero. Palla su Pecchioli, controllo del numero 17 e lascia adesso a Berti che prova l'imbucata per Ussia. Palla che non passa perché è arrivato Solomon a bravo. metter fuori. Bravo, molto bravo Ussia a proteggere questo pallone. Anzi, Qua 4 minuti di recupero. Se non ho visto male, recupero che è iniziato da 24 secondi. Ultimo tocco da parte di Pecchioli. Ha già rimesso in gioco quindi Bruschi, toccato Nencioli. Adesso il Foiano che deve recuperare il gol di distacco. Combatte qua, ossia recupera su Travaglini. Va a girare dall'altra parte per il neo. Entrato De Luca, che ora protegge il pallone sull'attacco di Mostacci. Ma è bravo. Bravo Pareggi proprio a Pareggi. Il pallone. Bravo anche De Luca a ritornare. Bravo ancora una volta Mostacci. Con grande professionalità va a prendersi la squadra sulle spalle. Scivola qua Mostacci. Allora Merighi prova a far correre. Tenti, toccato duro poi da terra da De Luca. Pareggi. Francesco Vicchi adesso, partita che si fa anche molto dura, Senza, sembrava ci fossero addirittura un paio di falli sui calciatori del sì. Fogliano, prima su Mostacci, poi, poi su Tenti Soprattutto su Tenti, il fallo fischiato però è quello ai danni di Sestini che aveva preso posizione con troppa irruenza, si sì, è andato a strattonare su il, Alicontri il E allora Firenze Ovest che fa passare altri secondi preziosi. Quando manca poco più di due minuti al termine. Quattro minuti concessi dalla terna, Fiorillo, Cuppone e Tarocchi. Bruschi interviene su questa palla, palla in out. Ancora Firenze Ovest in possesso. Ben Con tutta calma sposta Solomon ancora più avanti. E beh, adesso prova il tutto per tutto. Il mister della nuova Foiano, palla che arriva su Berti con calma. Il numero 9 va a puntare Travaglini. Prova a cercare un, un calcio d'angolo, strattona poi Travaglini. Forse ci stava anche il giallo per Berti in questo caso. Bettoni a battere questa punizione, però costretto ad indietreggiare di qualche metro. Quando siamo al 92esimo e 40 secondi, Bettoni. A batter in avanti, più, in alto di, tutto, più di tutti Pecchioli, Francesco Vichi, ah, prova a controllare Cappellini che poi allarga su Berti, il controllo con il petto e poi scivola il numero 9. Allora Vichi per Bruschi, continua a correre, comunque forse è nato il numero 9, Bruschi profondo a cercare Travaglini che riesce a spizzare Luca, poi ci mette la testa, ancora Battistelli in maniera fallosa su su Nencioli e qua non so quanto si è sì. saltati entrambi sì. anzi con Battistelli che aveva preso posizione, posizione su Nencioli però di esperienza va giù il capitano del Firenze Ovest e fa passare altri secondi preziosi quando sono 30 i secondi che ci separano dal termine di questa partita Firenze Ovest 2 Nuova Foiano 1 successo quasi tutto sul finale o meglio Firenze Ovest che ha sbloccato Metà, settantesimo. al settantesimo e poi, poi... due gol nel giro di due minuti tra l'ottantaseiesimo e l'ottantottesimo prima il raddoppio da parte di del numero 17 del Firenze Ovest e poi accorciato Bruschi Pavani non benissimo, alza questo campanile può intervenire De Luca ma non c'è più tempo, il Firenze Ovest batte la Nuova Foiano 2 a 1 Partita di grande intensità soprattutto in questo secondo tempo dove è stata più bravo il Firenze Ovest a sbloccarla per prima, poi a controllare, ha raddoppiato sempre su due errori evidenti difensivi da parte degli Amaranto che poi si sono riversati in avanti, ci hanno messo cuore anche dopo aver subito la seconda rete, hanno cercato di spingersi in avanti per ciuffare il pareggio che... Purtroppo per gli amaranti non è arrivato. Bello comunque da parte di Bruschi. E adesso, al di là della classifica, dove il Firenze Ovest riagguanta il Foiano, eh, poteva essere una domenica veramente bella per eh, il Foiano. Perché eh, ieri le giovanili hanno praticamente eh, tutte le squadre delle giovanili hanno eh, vinto tutti i match. Gran lavoro da parte dei direttori sportivi Marchi e Bigozzi. Dove appunto la Juniores regionale di Mister Farnetari ha vinto 2 1 contro il Grassima Belmonti e adesso sono in uh, nona posizione in classifica. Gli allievi di Mister Zacchei hanno vinto 2 0 contro l'Arno Castiglione eh, Laterina. Gli allievi B di Micheli hanno vinto 2 0 sul Bucine. I giovanissimi A di Mister Pagano hanno vinto 1 0. E poi i giovanissimi B di Mister Manzo hanno vinto 10 0 sulla Castiglionese e sono adesso al quarto posto in classifica. Quindi... Poteva essere veramente una bella domenica per la nuova Foiano. Sì, purtroppo... Che si è interrotta proprio sul più bello, con la sconfitta della prima squadra in casa del Firenze Ovest. Purtroppo i tre punti non sono arrivati, ma in un campo difficile come quello di oggi non era semplice riuscire a strappare via punti, a esprimere un certo livello di gioco che chiede Mister Benedetti. Eh, cambi forse arrivati con qualche minuto di ritardo da parte del mister del Foiano, ma. Naturalmente eh, dopo è sempre più facile dirlo, Esattamente. quando siamo lì in campo è sempre tutto più difficile. E allora, grazie a tutti di essere stati con noi e un buon, una buona serata, un buon fine weekend da Francesco Benincasa e Mario Alzevolini.